Buonasera, buonasera. Mezzanotte è passata da 2 minuti, ultimo appuntamento con l'informazione della 7 per oggi, informazione che apriamo con le ultime notizie, le immagini del day after, del giorno dopo la tragedia di Refrontolo, l'alluvione che ha ucciso 4 persone. Si contano i danni e si cerca di capire se in qualche modo, come in altre situazioni, forse troppe, si poteva evitare questa strage. Ho sentito solo grida, aiuto, aiuto, e ho saputo praticamente che c'erano dei dispersi. Stamattina praticamente mi hanno detto che c'erano 4 persone che conoscevo benissimo da una vita. 4 morti e 8 feriti, 6 dei quali ricoverati negli ospedali di Treviso e Conegliano, 1 in gravi condizioni. Un Vajont in miniatura, l'hanno definita così l'esondazione del torrente Lierza in piena, che ieri sera intorno alle 22.30 ha travolto un mulino della Croda, frazione del comune di Refrontolo nel Trevigiano, durante la tradizionale festa degli uomini sotto un tendone organizzato dalla Proloco. Un'onda di fango, acqua, rami, detriti alta più di 3 metri, che non ha avuto pietà per Fabrizio Bortolin, 48 anni, Luciano Stella, 50, Giannino Breda, 67, e Maurizio Lott, 52 anni, uno degli organizzatori della sagra. I suoi amici hanno raccontato di averlo visto aggrappato a un ramo e poi trascinato via dall'onda insieme ad altra gente, automobili, 2 container. Soccorso alpino, protezione civile e vigili del fuoco da ieri notte lavorano senza sosta per mettere in sicurezza la zona e recuperare le auto travolte dal torrente. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha decretato lo stato di calamità per i comuni colpiti e il lutto regionale per il giorno dei funerali delle 4 vittime. La forestale sta svolgendo indagini per verificare la dinamica e le cause del disastro. Una prima ipotesi era che l'onda di fango fosse stata causata dall'ostruzione del torrente per un cumulo di rotoballe di fieno scivolate nell'acqua. Ma per il capo del Genio Civile di Treviso e quello della forestale, la vera causa è stata la pioggia eccezionale, che già a febbraio scorso aveva fatto straripare il torrente. La procura di Treviso intanto ha aperto un fascicolo come atto dovuto e l'allerta meteo continua su tutta la zona. Palazzo Chigi annuncia, ora si volta pagina, basta con le emergenze, sono pronti 1.100.000.000 per le opere urgenti. Subito in Medio Oriente, anche per darvi conto di una notizia davvero battuta pochissimi minuti fa, Israele rispetterà una tregua umanitaria di 7 ore a partire dalle 10 ora locale, le 9 in Italia, in tutta la striscia di Gaza, esclusa la zona orientale di Rafah a sud. Israele minaccia di interrompere comunque questa tregua umanitaria se Hamas dovesse a sua volta riprendere il lancio di razzi. Israele che nel frattempo sta ridislocando le sue truppe, ma senza dare la sensazione di voler interrompere le operazioni di terra che ancora una volta vedono i civili pagare il prezzo più alto. Ancora una scuola rifugio delle Nazioni Unite, ancora un raid israeliano che fa strage e fa infuriare il segretario generale delle Nazioni Unite. Ban Ki-moon parla di atto criminale e chiede una rapida inchiesta per accertare le responsabilità di chi ha ordinato quell'attacco. Israele ammette e spiega che il razzo lanciato davanti al cancello principale della scuola rifugio di Rafah era diretto contro 3 terroristi della Jihad Islamica che si muovevano su un motociclo. Le vittime però sono 10 e anche la Casa Bianca si è detta scioccata per l'attacco contro la scuola e ha chiesto a Israele di fare di più per evitare vittime civili. Vittime che ormai a Gaza hanno superato le 1.800 unità, mentre i soldati israeliani morti nell'operazione Margine di Protezione sono 64 e tra di essi c'è anche il tenente Hadar Goldin, dato in un primo tempo per rapito, in realtà morto a Rafah in uno scontro con i miliziani di Hamas. L'organizzazione palestinese ha accusato Israele di aver ingannato il mondo con la notizia del rapimento per poter così infrangere la tregua di 72 ore stabilita dall'ONU e dagli Stati Uniti e attaccare così Rafah. Intanto, mentre sembrano attenuarsi i lanci di razzi palestinesi su Israele, continua il ridispiegamento delle forze israeliane dentro e fuori la striscia di Gaza, mentre la diplomazia, e non è certo una novità, appare impotente. Al Cairo, assente Israele, le fazioni palestinesi hanno trovato una posizione unitaria per un negoziato che dovrebbe svolgersi in 3 fasi, prima di giungere a un improbabilissimo accordo di cessate il fuoco con il governo di Netanyahu. In Italia adesso, da domani, riparte l'iter delle riforme istituzionali. In Senato dovrebbe essere addirittura d'arrivo la riforma di Palazzo Madama e allora Renzi mette nel mirino la successiva opera di rinnovamento, una nuova legge elettorale, una legge elettorale da definire con Silvio Berlusconi.
L'esame delle riforme costituzionali riprende domani. I primi due articoli del DDL Boschi sulla fine del bicameralismo perfetto e la costituzione del Senato dei 100 sono stati approvati. Ne mancano ancora 38 con l'abolizione di province, CNEL e senatori a vita, la nomina dei giudici della consulta, gli emolumenti dei consiglieri e la ridefinizione delle materie di competenza di Stato e Regioni. 2700 gli emendamenti ancora da approvare, con 5 Stelle e Lega fuori dall'aula e la pace ritrovata con forse permetterà di ridurli ancora per arrivare ad approvare le riforme entro l'8 di agosto. Renzi è ottimista, vede la meta a portata di mano e pensa già alle riforme elettorali. Martedì dovrebbe incontrare Berlusconi per concordare i cambiamenti all'Italicum sul premio di maggioranza, sulle soglie d'ingresso per partiti e coalizioni e per riparlare delle preferenze. Irritato dai no delle opposizioni, il sindaco di Firenze, Nardella, evoca elezioni anticipate, subito bloccato dal capogruppo PD al Senato. Sarebbero un danno per il paese, dice Zanda. Ancora all'attacco Grillo, che dal suo blog accusa in Italia, scrive, ci sono ancora due segreti di Fatima, le conversazioni tra Mancino e Napolitano nell'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia e il patto del Nazareno tra un piduista condannato in via definitiva e un ex sindaco mai eletto in Parlamento. Gli italiani hanno il sacrosanto diritto di sapere meglio Pinochet, conclude Grillo, che questi sepolcri imbiancati. Grillo ci insulta, replica la numero due del PD, Serracchiani, ma si decida a partecipare alle riforme. Giorni cruciali anche sul fronte economico. Mercoledì l'Istat renderà noti i dati del prodotto interno lordo per il secondo trimestre, dati che purtroppo però non potranno che confermare il periodo di crescita molto molto lenta del nostro paese, mentre il governo prepara le contromosse ed è alle prese con la legge di stabilità. Sarebbero almeno 20 miliardi da reperire per il 2015. Il Premier vuole evitare il ricorso a nuove tasse e punterebbe sulle minori spese per interessi sul debito e sui risparmi provenienti dalla spending review. Rapidamente in Cina, per darvi conto di un devastante terremoto nella provincia dello Yunnan, magnitudo 6,1, siamo nella Cina sud-occidentale, il bilancio ancora provvisorio è di 367 morti e 1300 feriti. Il governo di Pechino ha inviato 2500 soldati, mentre i soccorritori stanno ancora cercando di raggiungere le vittime nelle città e nei villaggi meno accessibili. La terra ha tremato alle 10.30 del mattino, ora italiana, distruggendo, secondo l'agenzia Nuova Cina, 12.000 abitazioni nel distretto di Ludian, popolato da circa 500.000 di persone. Ultime immagini per questa sera, l'informazione della 7 torna domani alle 6 con le Morning News e poi alle 7.30 con il primo TG. Buonanotte a tutti.